Salve! Buongiorno a tutti ragazzi, io sono FareTube e oggi siamo qua con un nuovo video. Quest'oggi andremo a presentare una persona e un blocco un po' particolare, ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, trovate il tasto iscriviti sotto al video e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del canale. Ma bando alle ciance e iniziamo subito. Oggi allora, come dicevo, siamo qui in compagnia di... Ax88Candy che... lo avrete sicuramente notato nei commenti sotto al video. I miei immancabili commenti. Perché è un commentatore... di quelli... quelli pesanti. Non manca mai. È sempre presente, non ci lascia mai soli. E il suo nuovo bloccone. Ma andiamo per step. Allora, dai, raccontaci un po' la tua storia. Perché lui chiaramente, essendo fan, essendo un iscritto da molto tempo e commentando e guardando tutti i video, ne ha un bel po' da dirne. Esatto. Allora, intanto, perché hai deciso, intanto che mezzo hai e perché hai deciso... ovviamente uno Zip SP modello vecchio. Ok, come il nostro. Non ci sbagliamo. Come il nostro. E niente, inizialmente era originale, poi via via 70, i soliti passaggi obbligati. Per poi alla fine arrivare a grazie al canale FareTube e Zip SP Cavallien a il bloccone. Dapprima con un 172 di scatola e Malossi, per poi arrivare al tanto agoniato PM Tuning. Testa arancione, testa oro, arancione. Testa oro. Più sei cavalli. Più sei che solo la testa, più sei cavalli, più sei cavalli. Allora, sì. Tutto quello che ha detto effettivamente è corretto e quindi come diceva è partito con il classico Malossi 172 che è già comunque un bellissimo andare per poi arrivare al PM Tuning non di scatola. Infatti il blocco è qua da me e oggi gli è in consegna perché me l'ha portato da rivedere totalmente, cioè già che faceva il lavoro ha voluto fare un lavoro veramente fatto a modo, quindi siamo andati a rivedere i carter. Siamo andati a rivedere le fasature, la luce di scarico, chiaramente squisher, RDC e quant'altro. L'abbiamo rivisto un po', chiaramente rifatto tutto e siamo andati a montarlo. Cilindro assolutamente nuovo, guardate, nuovo. Perfetto, tutto nuovo, guardate che bella la testa. E vi starete sicuramente chiedendo come mai non ho fatto dei video a riguardo, perché non ho fatto dei video. La risposta è che... ho deciso, siccome questo signorino qua l'avevamo già presentato, di fare solamente un video finale in cui appunto c'era la consegna del bloccone. Proprio perché appunto se vi interessa andare a vedere come è strutturato, come è fatto, vi lascerò in descrizione il link al PM Tuning in cui l'avevamo già presentato e quindi potrete andare a vedere quello, giusto per non ripetere le cose, le stesse cose sul canale. Allora, diciamo che cosa è stato montato chiaramente. Allora, PM Tuning... sì. Albero Parmakit usato, no, è stato preso nuovo, ma nuovo. Adesso è stato messo usato. Ma adesso ha usato perché chiaramente aveva girato con il 100 precedente vita. Esatto, una precedente vita. E vabbè, chiaramente cuscinetti nuovi. Abbiamo fatto una lavorazione particolare sulla pompa dell'acqua per alleggerirla. Come vedete, l'ingranaggio è stato alleggerito, tornito. Infatti, si presenta molto più sottile e ho inserito questo seggerino per far sì che l'ingranaggio rimanesse fermo perché chiaramente non verrà più utilizzato il miscelatore in questo caso. Quindi già avendo l'alberino della pompa dell'acqua estratto ho deciso di andare a fare direttamente questo tipo di lavorazione. Il cilindro, vabbè, come avevamo già detto, era già stato rifasato e quindi dovrebbe spingere assai. Che scarico pensavi di montare? Dunque, allora, lo scarico che metterò subito su in un primo momento sarà il classico... No. Come no? No. In che senso? Non è quello. Ci metto quello calcolato? No. Dillo bene. Quello, guardate. Questo. Sì, te l'ho preparato apposta, bel. Okay. È studiato in tutti i diagrammi. Ma allora era questa la sorpresa. Era questa la sorpresa che ti dicevo, guardate. In effetti. Scarico calcolato. Qua la municipale ci viene subito a trovare. Questo è lo scarico calcolato apposta. Lo puoi utilizzare anche se ti perdi.
come navigatore, cioè, lo allunghi, sì. Oppure anche come filtro, lo metti nel sottosella, non ci avevo pensato. Dal carburatore, questo è perfetto. Sì, in effetti. Prestante. Poi senti come suona bene. Sì, sì. Senti, prova a urlarci dentro, facci sentire. Penso che. Facci sentire come suona bene. Qua i cavalli escono, qua il robot c'è. A parte un po' l'ignoranza, che vabbè, l'ho visto lì, è uscita così la cosa. No, che scarico al momento monterai, allora, e poi cosa andrai a montare? Inizialmente monterò il Maxi Team, scarico Maxi Team, okay, per 172. Ma quindi il Malossi classico? Il Malossi classico. In futuro c'è la volontà, soldi permettendo, di crearmi uno scarico appositamente calcolato per questo tipo di motore con tutte le specifiche del kart. Esatto, perché chiaramente avendo una volumetria particolare del Carter studiata apposta, fasature di scarico rifatte e RDC rivisto con anche chiaramente lo squish, dovremmo andare a lavorare con uno scarico calcolato, perché nei due tempi è vero che tutto il motore deve essere perfettamente allineato, quindi accordato si dice, ma lo scarico è veramente quello che fa gran parte del lavoro, non tutto, ma comunque una grandissima parte del lavoro. Si può dire, del lavoro. In due soldi, la Maxi Team tappa. Sì, la Maxi Team è uno scarico un po' fatto così. Io ne avevo già parlato negli altri video, infatti avrete visto sicuramente il video in cui andavo a presentare, o meglio, il mio compare Zip Cavaglia andava a presentare la Jolly Moto, che l'avreste vista da lui, ma in realtà l'ho acquistata io, per andare a bancare. Non ho ancora avuto il tempo, ma comunque di questo ne parleremo assolutamente in una prossima puntata. Carburatore, che cosa utilizzerai? VHST 28. Un VHST 28, quindi il modello successivo ai classici PHBH, che, come già gli dicevo, è sicuramente meglio e più prestazionale rispetto al PHBH o ai PHBL 25, perché ha, a parte la ghigliottina che è dritta, non è cilindrica, ha anche dei condotti molto più stretti, quindi comunque lavora molto meglio, ma allo stesso tempo, seppur dà qualcosina in più, è anche molto più facile che si scarburi e senta la temperatura, e quindi in realtà quello che dà di più poi in realtà lo veniamo magari, ecco, a perdere un qualcosina proprio per i cambi di temperatura dalla mattina al pomeriggio, o comunque con i cambi adesso nelle stagioni invernali. Bravo, esatto, esattamente. Quindi comunque ci sarà da valutare anche questo genere di cose. Questo era il consiglio che io gli davo. Io direi che abbiamo detto tutto. C'è dell'altro? Abbiamo dimenticato, sì, qualcosa? Ci sarà l'incognita di quanto svilupperà questo motore. Giusto. Una volta che verrà montato e verrà assemblato, ci verrà composto il motorino e messo a regola lo zip e sarà tutto montato, lo andrò a bancare. E niente, posteremo i risultati e, insomma, e vedremo se sarà un successo. Quindi se FaroTube ha lavorato nella maniera, rispettando gli standard, esatto, nella maniera corretta. Va bene, allora io, ragazzi, direi che per il momento, solo per il momento, è tutto, perché noi aspetteremo, facciamoci una crocetta sopra per ricordarci della cosa, anzi scrivetelo nei commenti e ricordatemelo anche voi, che il nostro amico ci dovrà portare un video del motore montato e di come canta, perché vogliamo la prima accensione, tutti noi, prima cosa. Seconda cosa, la bancata, perché vogliamo la bancata e vogliamo vedere quanto effettivamente sviluppa questo signorino qua. Possibilmente, se riuscirà ad avere la marmita calcolata già direttamente, sì, meglio. Sarebbe l'ideale. Ecco, però va bene, vedremo un po' cosa riusciremo ad avere. Io, prima di lasciarvi, vi chiedo un like, se possibile, per il video altamente nuovo, dai, abbastanza ignorante, e soprattutto, arrivati a, dai, circa 3000 like, facciamo uscire il video che dovrà mandarci qua, quindi lui lo sa, guardiamo la faccia, lui lo sa, perfetto, che ci dovrà mandare il video di quanto abbiamo detto. Per il momento, e solo per il momento, da FaroTube e da Axon 88 Candy è tutto, un saluto, alla prossima!